Ciao a tutti ragazzi, siamo nuovamente su Formula 1 2016 a continuare il campionato aperto. Allora, l'ultima volta, se vi ricordate, abbiamo fatto come tappa numero 4 la Russia. Questa volta invece, allora, la prima tappa ce la siamo aggiudicati al primo posto. La seconda tappa abbiamo fatto un sesto posto completato. La terza tappa abbiamo fatto un tredicesimo posto, il che ci ha abbassato tantissimo la nostra classifica. Mentre con la quarta tappa abbiamo avuto una sorta di rimonta facendoci un quarto posto, così da aggiungere qualche punto in più nella tabella campionato. Questa volta ragazzi siamo nel Gran Premio di Spagna. Allora, siamo pronti per farci le prove libere. E breve 8 minuti, e livello difficoltà difficile, come abbiamo detto già l'altra volta, danni completo, safety car, avvia sessione. Siamo pronti per cominciare il nostro weekend di gara. Vediamo cosa riusciamo a fare con vi ricordo ragazzi, io gioco con accelerometro, con iPhone 7 Plus e siamo in modalità accelerometro con acceleratore nel lato destro tappando e freno nel lato sinistro. Abbiamo in questo gioco anche la vibrazione, cosa bellissima di questo gioco, e abbiamo selezionato la modalità carriera difficile senza nessun tipo di aiuto, né per quanto riguarda i freni, né per quanto riguarda l'assistente di guida e neanche le linee guida sul tracciato che ci aiutano a vedere la traiettoria ideale. Quindi siamo praticamente noi contro il circuito a pieno, quindi cerchiamo innanzitutto di mantenere la macchina in pista, cosa molto importante, perché la cosa più importante per vincere una gara ragazzi è finire la gara. Quindi cerchiamo di rimanere almeno in pista e cercare di non danneggiarla, soprattutto quando saremo in mezzo alla mischia. Come vi dico sempre ragazzi, in questo gioco e comunque dobbiamo piuttosto aspettare a fare un sorpasso piuttosto che azzardarlo troppo, rischiando i nostri alettoni anteriore, perché l'alettone anteriore, se lo andiamo a danneggiare, come vi dico sempre, rischiamo che la nostra vettura non avrà più una bella sterzata, quindi faremo tantissima fatica a sterzare la macchina e quindi dovremo affrontare le curve molto più lentamente. Quindi una volta danneggiato l'alettone, magari ci facciamo un bel sorpasso, siamo contenti del sorpasso, cucciamo magari un avversario danneggiando il nostro alettone e quindi rallenterà giro per giro il nostro tempo e quindi ci sorpasseranno nuovamente tutti. Quindi cerchiamo piuttosto di mantenere un ritmo meno elevato e arrivare a fine gara con tutta la macchina intera. Ok, bando alle ciance, alleniamoci un po' adesso ragazzi, perché dobbiamo sfruttare questi 8 minuti per diventare abbastanza competitivi per affrontare le prove di qualificazione, che anche quella è una cosa molto importante. Arrivare sulla griglia in una buona posizione fa sì che non dobbiamo rischiare troppo per andare a recuperare quello che non abbiamo fatto nelle prove di qualifica. Quindi affrontiamo un attimino queste curve con cautela, prendendoci un attimo la mano, cercando piano piano di aumentare il nostro ritmo man mano che acquisiamo sicurezza. E soprattutto guardiamoci assolutamente la mappa, non possiamo scazzare. A meno che non conosciamo questa pista a memoria ragazzi, la mappa è essenziale. Però è anche vero che a volte la mappa ci distrae, quindi rischiamo di finire fuori strada per guardarla o finire contro un'altra vettura per guardarla. Quindi io questa pista la conosco il giusto, non la conosco abbastanza. Tra l'altro ragazzi, io ho cominciato, allora, ho fatto tantissimi altri giochi di Formula 1 back in passato, per PlayStation, per PSP, per tante piattaforme, insomma, quindi bene o male
tranne le piste un po' più nuove le conosco abbastanza, però sono un po' di tempo che non ci gioco, quindi sono anni che non gioco un gioco di Formula 1, anche se mi piace molto tra l'altro, e quindi un po' ce le siamo dimenticate le piste. Io non ho fatto delle partite in questo gioco, a parte le prime che avete visto per chi ha seguito questa serie, un po' di prove nelle piste con gara rapida, però ho preferito non allenarmi su nessuna pista, ragazzi, per affrontare il campionato da inesperto, proprio per vedere di fare una vera e propria sfida, perché volendo io potrei anche mettermi qui la prossima tappa, magari, che ne so, vi faccio un esempio, al posto di fare questa pista in campionato di Spagna mi allenavo magari ore e ore, avremmo fatto sicuramente un primo posto, a meno che non causavamo un incidente o roba del genere. Invece io ho voluto proprio appositamente, eccolo che arriva, appositamente ho voluto non giocarci per affrontare la gara, attenzione, un attimo di suspense, mi sto distraendo, per affrontare la gara in modo più difficile possibile, insomma, quindi impegnarmi di più per cercare di portarci a casa il nostro trofeo. Quindi ci siamo migliorati, abbiamo fatto un 15° posto, già stiamo migliorando, la prima volta eravamo a 22°, quindi pian piano stiamo migliorando. Proviamo ad accelerare un pochettino più il ritmo, parlerò un po' meno, ragazzi, perché per essere più concentrato dovrò seguire di più la strada e di meno le chiacchiere, quindi proviamoci. Ok, prossima curva destra, curvone, attenzione, tagliamola bene. Spalanchiamo tutto gas, attenzione, rimaniamo. Curvone a sinistra, tagliato troppo in fretta, ma continuiamo, riusciamo a recuperare. Frenata staccata al limite, oppa, troppo taglio. Rischiamo in gara di farci penalizzare abituandoci a fare sti tagli, ragazzi. Quindi cerchiamo di affrontare la curva giustamente. Frenata al limite, attenzione a tutto gas, ecco che le nostre gomme cominciano un po' a perdere di aderenza, come potete vedere lo scodamento che abbiamo della vettura in uscita curva spalancando l'acceleratore al massimo, quindi si stanno scaldando bene, le porto all'esaurimento queste curve, ragazzi, queste gomme, ragazzi. Ok, a tutto gas siamo nuovamente sul rettilineo. Vediamo se aggiudichiamo 12° posto, miglioriamo di giro in giro, ragazzi. Proviamone un altro. Staccatona e taglio curva. Attenzione. Manteniamo sterzato e accelerato a tutto gas senza mollare. Curvone a destra, attenzione, ragazzi. Tutto gas, manteniamo, rimaniamo sulla scia ideale che si intravede sull'asfalto, i rigoni neri delle vetture che scorrazzano su questa pista. Attenzione, stavo per uscire, per mantenere la traiettoria abbastanza ideale. Curvone a sinistra, attenzione a questa curva, ragazzi. Attenzione a questa curva. Bella, affrontata bene. Manca solo un minuto alla fine, mi sono distratto. Guardate che testo coda che stavo per fare. Derapatona proprio. Sterzata di scatto all'improvviso. Per legge mi ero distratto, ragazzi. E stavo per finire fuori dalla pista. Un minuto al termine, quindi probabilmente riusciamo a farci un altro giro. Vediamo se abbiamo migliorato dal 12° al 10° posto, ragazzi. Si migliora sempre più. 30 secondi alla fine. Staccatone al limite. Abbiamo perso un po' terreno qui lasciando troppo l'acceleratore. A tutto gas rimaniamo interni alla curva. Cominciamo ad allargare per appesantire di meno l'attrito sui nostri pneumatici e affrontare quest'altro curvone che avanza. Attenzione, da dietro ci spingono, cominciano a spingere i ragazzi qui dietro. Ma ragazzi, rimanete dietro, non avete capito? Attenzione,
Attenzione, troppo taglio, ragazzi. Dobbiamo stare attenti quando saremo in gara a non fare troppo questo taglio di questa curva qui, perché ci spinge a tagliare quella curva e si raccorda bene. Ok, curvone a sinistra, pericoloso, sfreniamo al limite nuovamente. Oppala, attenzione, bella curva ragazzi, bellissima pista, questa pista è veramente stupenda. Attenzione, oh, eccolo Perez che dall'interno tenta il sorpasso. Ciccio, sei nelle prove libere, sfogati in gara. No, uscita ragazzi, prove libere completate. Perez è riuscito a sorpassarci dopo un nostro errore, perché sennò stavi dietro, mangiavi la mia polvere, Ciccio. Ci siamo aggiudicati un decimo posto nelle prove libere. Adesso passiamo alle prove di qualifica e vediamo di mantenere almeno questo punteggio, ragazzi. Ok, siamo nelle qualifiche, facciamoci solo tre giri, avvia il giro, siamo pronti ragazzi, si parte, siamo pronti per la gara, giro veloce. Devo impegnare di più ragazzi, si parte ragazzi, parlerò un pochettino di meno per cercare di impegnarmi un pochettino di più, ragazzi. Attenzione, prima staccatone. Affrontiamo bene la prima curva, abbastanza bene. Curvone a destra, da stare attenti. Inganna parecchio questa curva, ragazzi. Sembra facile, ma bisogna comunque pinzare un pochettino per non arrivare troppo veloci. Piuttosto acceleriamo nell'uscita curva. Attenzione al taglio. Bene, non viene preso come penalità il taglio fino alla zona verde, quindi ne approfittiamo. In questo momento siamo 22esimi, ragazzi. Ecco che affrontiamo la curva sinistra, forse fatta troppo al limite, però abbiamo recuperato, non so se abbiamo perso in quella curva o guadagnato facendola in quel modo, ma comunque ci siamo salvati in calcio d'angolo, ragazzi. A tutto gas, prossime curve, siamo pronti. Ah, abbiamo perso parecchio qui ragazzi, cacchio, dobbiamo impegnarci, abbiamo solo tre giri, altri due giri. Ci siamo aggiudicati un decimo posto già subito dal primo giro, nonostante abbiamo commesso tutti quegli errori. Cerchiamo di affrontare al meglio quest'altro giro di pista. Staccata troppo presto, frenato troppo presto qui questa volta, ragazzi. Curvone da affrontare a manetta, ragazzi, questo. E allarghiamoci piano piano per affrontare il secondo curvone a destra, quello pericoloso che vi parlavo prima. Questo è una curva che inganna, come abbiamo già detto. Si esce facilmente fuori pista. Attenzione, tutto gas, bellissima curva. Macchina che comincia a cedere nelle gomme in uscita curva, spalancando a tutto gas. Notiamo subito lo scodinzolamento della nostra Ferrari. Attenzione, questo è un bel giro ragazzi, cerchiamo di mantenerlo tale. Curvone a sinistra ragazzi. Questa volta abbiamo frenato un po' troppo. Questa è paura, ragazzi. Ok, ecco che ci prepariamo alla serie di curve. Attenzione. Attenzione. Uscita curva, bellissima. Inderappata con la nostra Ferrari. Siamo qui sul rettilineo, aggiudicandoci un altro decimo posto. Abbiamo migliorato, ma non abbastanza, ragazzi. Siamo da decimo posto. No, quinto posto, ragazzi. Che dico? È stato aggiornato il tabellone. Ok, perfetto. Mi sembrava strano che, avendo fatto così un miglior giro rispetto a quello precedente, rimanere ancora in decimo posto. Siamo in quinta posizione, ragazzi. Questa è una bella cosa. Già siamo in griglia davanti, praticamente. Ok, questo è l'ultimo giro. Cerchiamo di farlo più al limite. Attenzione.
Attenzione, ragazzi. No! Stavamo per uscire fuori, raga. Ok. Rettilineo, attenzione. Curvone a sinistra. Pericolosissimo. Spalanchiamo tutto gas. Questo qui, secondo me, non abbiamo migliorato. Secondo me, ragazzi, abbiamo fatto un giro decente, secondo me, ma non andremo a migliorare la nostra posizione da quinto posto a almeno un quarto posto, purtroppo. Ecco, siamo anche usciti di curva, purtroppo. Attenzione, attenzione, ragazzi, attenzione. Siamo sul rettilineo, bandiera a scacchi, bandiera a scacchi. Ci aggiudichiamo un quinto posto nel prove di qualifica. Gran Premio di Spagna. Siamo pronti, siamo carichi per entrare in pista e spararci la gara, ragazzi. Siamo pronti per la gara. Ok, tre giri, difficile, completo. Avviamo la partita, ragazzi. Vediamo cosa siamo in grado di fare. Cavalli a manetta. Spalanchiamo. Beh, che grafica. Questo gioco ha una grafica fenomenale, ragazzi. Per essere un gioco per smartphone è veramente, veramente bello. Si parte, ragazzi. Bandiera a scacchi. Semaforo rosso. Ok. Abbiamo i nostri avversari qui vicino. Stiamoci attenti. Soprattutto alla prima curva. Rischiamo di tamponare qualcuno. Ecco, ecco. Pericolo. Pericolo in atto. Non facciamoci sorpassare, però. Va bene. Cercare di non tamponare, ma neanche farci sorpassare. Attenzione. Sfruttiamo le scie delle vetture. Ricordiamoci la prossima curva a destra, quella pericolosa, che affrontiamo malissimo per non andare contro alle vetture avversarie. Ma siamo competitivi, ragazzi, siamo competitivi. Attenzione, 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 compagno di squadra sulla sinistra, sorpassato. L'abbiamo un po' stretto, a dire la verità, eh. Abbiamo fatto un po' i bastardoni, ma qui si fanno gare, ragazzi. Oh, che taglio brutto, ragazzi. Ah, collisione. Collisione, ragazzi, collisione, non ci voleva. Attenzione, attenzione. Ci siamo fatti sorpassare tantissimo. Prossima curva. Collisione anche questa volta. Abbiamo fatto un po' i bastardi, però era per giusta causa. Attenzione, ragazzi, a tutto gas. Spalanchiamo, siamo sesti in questo momento. Cerchiamo di fare una buona gara. Vorrei completarla almeno al terzo. Hamilton ha fatto il giro più veloce. Vorrei completare, dicevo, questa gara almeno a un terzo posto, per vedere un po' un miglioramento in questo campionato. Attenzione, sorpasso all'interno, sorpasso all'interno. Ci mettiamo davanti a lui. Attenzione, no. Brutta cosa, brutta cosa. Nel frattempo ci hanno sorpassato in due. Ecco che lo affrontiamo. Attenzione, ragazzi, sorpasso all'interno. Collisione, collisione. Collisione con Perez, eccolo. E tu sin dalle prove libere mi hai rotto le scatole. È bello, è bello. Stai dietro, mangia la mia polvere. Guida un po' scorretta, eh. Però qui, ragazzi, siamo nelle gare. Non c'è posto per i deboli. Oh! Eccolo dietro che spinge ancora, spinge. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Ultime curve e siamo per l'ultimo giro, siamo al quinto posto, ragazzi. Cerchiamo di arrivare sulla bandiera a scacchi, sul rettilineo, in velocità. Attenzione, sono molto lontani i nostri avversari. Sarà dura, ragazzi, riuscire a raggiungerli. Sarà molto dura, ragazzi, raggiungerli. Dobbiamo cercare di migliorare un pochettino. Sono molto lontani i nostri avversari. Sarà veramente dura raggiungere almeno il quarto posto.
ma noi ci proviamo lo stesso, cerchiamo di mantenere un ritmo elevato, soprattutto per cercare di non farci sorpassare, perché sono dietro di noi che stanno spingendo e non va giù la mia presenza qui davanti a loro. Affrontiamo queste ultime curve, ragazzi, quelle un po' pericolose, con tanti cambi di direzione, e vediamo di... È stata una brutta gara, ragazzi, mi sono impegnato ma è andato un pochettino male, abbiamo avuto troppe collisioni con gli avversari, troppe perdite di tempo, peccato perché è stata veramente una bella gara, è stato veramente un bel weekend di gara, avendo fatto le prove di le prove libere in egregio modo, le prove di qualifiche, avendo dimezzato, diciamo, la posizione da decimo a quinto, e niente, comunque abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nelle prove di qualifica, insomma, quinto posto e quinto posto in gara. Bene, ragazzi, e quindi al momento come siamo messi, vediamo un attimo la classifica. Siamo al momento al quarto posto di classifica di campionato. Abbiamo un compagno di squadra, scuderia Ferrari, sopra di noi con un po' di punti di vantaggio. Poi abbiamo Hamilton, Mercedes al secondo posto e poi abbiamo Rosberg con Mercedes al primo posto con 104 punti. Sarà dura, ma il campionato è ancora lungo. Ci daremo da fare per cercare di raggiungerlo e completare il nostro campionato in un'egregia posizione. Grazie a tutti del vostro ascolto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo match. Ciao a tutti! Complimenti, hai terminato la visione. Da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta.